Buonasera a tutti e benvenuti in questa stupenda piazza di Ponte di Legno per questa edizione, questa 54esima edizione del pellegrinaggio in Adamello organizzato dalla sezione Alpini Valle Camonica in collaborazione con la sezione Alpini di Trento, che si alternano un anno una sezione e un anno l'altra nel ricordare gli avvenimenti della storia, la storia di ieri, guai a dimenticarla. Piazza 27 settembre, una data importante per la cittadina di Ponte di Legno. Il 27 settembre del 1917 Ponte di Legno venne totalmente distrutto dall'esercito austro-ungarico. Ed ecco allora, proprio anche con il pellegrinaggio all'Adamello, vogliamo ricordare, come dice una colonna mozza posta nel 1920 sull'Ortigara con una frase semplicissima che è scritto per non dimenticare. E gli alpini vogliono ricordare anche con la musica, con le marce, con i canti degli alpini, con i canti dell'Italia. Abbiamo qui la fanfara della Brigata Alpina Tridentina in congedo. Questa fanfara è un po' l'orgoglio dell'Associazione Nazionale Alpini, è un po' l'orgoglio degli alpini. La fanfara è diretta dal logotenente del comando delle truppe alpine di Bolzano, il logotenente Donato Tempesta. Quale va un forte applauso. Grazie. Allora, il saluto che il logotenente Donato Tempesta fa lo fa con la musica, perché la musica ha un linguaggio universale, non è fatto di parole ma è fatto di note. E alcuni brani vi inviteremo ad ascoltarli con gli occhi chiusi, perché si ascoltano con il cuore e non solo con le orecchie. Allora iniziamo subito con una delle marce più brillanti, una delle marce militari, una marcia scritta da John Philip Sousa, uno dei più grandi compositori di marce militari. E quindi ascoltiamo Washington Post, buon ascolto. Thank you.
La fanfara della Brigata Alpina Tridentina in congedo si è costituita nel 1999. Nel 2002 si sciolse la Brigata Tridentina e loro hanno questa, nello loro statuto c'è questa bellissima frase che voglio dirvi. L'associazione Fanfara Alpina Tridentina fa tesoro degli ideali alpini e dei valori di cui la fanfara della Brigata Alpina Tridentina, ora sciolta, fu depositaria. Ecco allora questi ideali che vengono portati avanti con la musica. Questi musicisti che voi vedete sono tutti alpini e sono tutti ragazzi che durante il servizio militare hanno suonato nella fanfara tridentina diretta dall'allora maresciallo Donato Tempesta. Un bel applauso forte a questi grandi musicisti. Oggi sui muri delle città, dei paesi, delle piazze troviamo tante scritte. Certe volte non viene neanche la voglia di leggerle. Una volta c'era una scritta su un muro di una casa bombardata in Val Cismone, siamo nel 1917. Su questa casa c'era scritto: Monte Grappa, tu sei la mia patria. E per questa frase molti soldati italiani hanno lasciato la loro vita. E allora ascoltiamo la canzone del Grappa. Nel 1999 la fanfara della Brigata Alpina Tridentina partecipò a un festival internazionale di bande militari a Berlino e ascoltarono un brano eseguito da una
banda militare inglese. Questo brano era un brano particolare, di una grande dolcezza. Con la stessa emozione, con la stessa forza, con lo stesso vigore, vi viene riproposto questa sera con qualche sorpresa in più da allora. Quindi ecco a voi questo stupendo brano, Glander Cathedral. Alla cornamusa, cornamusa, abbiamo Carlo Musitelli. Questo brano popolare scozzese, Carlo Musitelli, un bel applauso. E adesso andiamo a presentarvi un brano particolare, perché ha una storia particolare. Dopo ben 77 anni dalla prima edizione, era il 1931, dei campionati sciistici delle truppe alpine, allora si chiamavano GISTA, cioè gare interreggimentali sciistiche delle truppe alpine. In occasione della 60esima edizione, svoltasi in Val Pusteria in provincia di Bolzano, nel gennaio 2008 venne fatto un concorso per realizzare un inno dei Casta, e si sono presentati diversi autori che hanno proposto dei bellissimi inni, però ne è stato scelto uno,
questo inno che adesso andiamo ad ascoltare è stato realizzato dal luogotenente Donato Tempesta, che lo dirige questa sera per voi. L'inno dei Casta. L'inno dei Casta. Abbiamo aperto facendo un applauso agli organizzatori di questa bella manifestazione, questa 54esima edizione del Pellegrinaggio dell'Adamello, era il 1963. Ma bisogna anche fare un applauso forte ai gruppi alpini che sono impegnati, quindi il gruppo alpini di Ponte di Legno, il gruppo alpini di Presaglio, il gruppo alpini di Pezzo. Lo meritano perché hanno lavorato un anno per questo appuntamento. E un grazie anche all'amministrazione comunale di Ponte di Legno che è stata vicino agli alpini, quindi grazie veramente. E vi ricordo domani l'appuntamento per la grande sfilata e poi per la Santa Messa che viene trasmessa anche da Rai 1 domani alle ore 11. E adesso andiamo a un'altra bella marcia, una marcia ancora americana. Oggi anche le nostre fanfare militari hanno inserito nel loro repertorio brani che coinvolgono, che sono brani da marcia, da parata. E quindi ascoltiamo questo bellissimo brano che ha una esibizione anche di uno strumento particolare, una sonorità particolare con l'ottavino e il suo virtuosismo del solista. Ascoltiamo Stelle e Strisce, un po' dedicata alla bandiera americana. Ecco a voi questo bellissimo brano.
le fanfare, le bande, hanno rubato molti brani dalla tradizione del canto popolare, del canto della montagna, del canto degli alpini. Il brano che adesso andiamo ad ascoltare è un brano conosciutissimo, non c'è coro al mondo che non abbia nel suo repertorio questo brano, è uno di quei canti che si ascoltano con gli occhi chiusi, lasciandoci trasportare dalla bellezza della musica, dalla bellezza dell'armonia. Parla della montagna, e voi qui avete delle montagne che sono stupende, basta guardarsi in giro. È uno di quei canti che fa sognare. Allora vi invitiamo a chiudere gli occhi per un attimo, ascoltando questa dolcissima canzone che conoscete tutti, che parla di Soreghina, la figlia del sole. Parliamo della Montanara, e ognuno di voi si lasci trasportare dalla bellezza del suono e viaggi. Faccia un viaggio di ricordi della vostra memoria, dei momenti belli, perché sono il ricordo dei momenti belli che vi possono dare anche la gioia e la carica per affrontare la vita di oggi. La Montanara, dedicata a tutti voi, per chi ama la montagna.
seconda fanfara della Brigata Alpina Tridentina in congedo, diretta da Donato Tempesta. La musica è emozione, la musica è amicizia, la musica è amore, quello che sanno dare tante volte gli alpini, con una frase bellissima che dice: donare vuol dire amare, e loro vi stanno donando questo momento magico di questa bellissima musica. 24 maggio 1915, 4 novembre 1918, 41 mesi di guerra, 650.000 morti, più di 1 milione tra feriti, invalidi, mutilati. Questi sono numeri, ma dietro ogni numero c'è una persona. Non c'è paese, non c'è frazione che non abbia il suo monumento ai caduti di tutte le guerre. Noi molte volte passiamo e non ci fermiamo mai neanche a darci uno sguardo. E lì ci sono scritti i nomi e cognomi di ragazzi, di uomini, di persone che a 19, 20 anni, 30 anni sono partiti a combattere. Nomi e cognomi del paese. E quindi guardiamoli, non sono messi lì a caso, ricordiamoli. Ecco allora l'impegno dell'Associazione Nazionale Alpini, costituitasi nel 1919, dopo la Grande Guerra, da reduci della Grande Guerra. 1920, la prima dunata nazionale sull'Ortigara, con una colonna mozza che dice: per non dimenticare. Quest'anno a Treviso, per la prima volta, 4 sezioni del Veneto hanno organizzato una grandiosa adunata nazionale. La sezione di Treviso, di Conegliano, di Vittorio Veneto, di Valdobbiadene. E l'anno prossimo, la 91esima adunata nazionale, 11, 12 e 13 maggio, saremo a Trento, proprio per ricordare questi 100 anni della Grande Guerra. Ed ecco allora questo grande impegno. E questa sera ascolteremo uno di quei brani che difficilmente si sentono in un concerto, perché viene eseguito davanti al Monumento ai Caduti e viene eseguito nel massimo silenzio e nel massimo rispetto, perché noi vogliamo ricordare, perché dimenticare vuol dire ritornare indietro. Un popolo che dimentica la sua storia è un popolo che sparisce, non esiste. E noi non vogliamo sparire, vogliamo ricordare, e quindi ascoltiamo la leggenda del Piave e la vogliamo dedicare a tutti quei soldati italiani che ieri e oggi hanno lasciato la loro vita sui campi di battaglia e meritano il silenzio massimo e il grande applauso. Grazie. Thank you.
Dato che abbiamo qui con noi anche il presidente della sezione alpini Valle Camonica, Mario Sali, fare un bel applauso agli alpini comuni, ricchi di storia, di tradizione, la Valle Camonica, una piccola valle ma fatta di tanti, tanti, tanti alpini. Non penso che non ci sia una famiglia in Valle Camonica che non ci sia un alpino, che non ci sia un cappello alpino. Questa è la bella storia della Valle Camonica, la patria dell'edolo. E proprio per ricordare, come vi ho detto prima, ricordare per non dimenticare, vi voglio dire, è un appuntamento importante organizzato dal gruppo alpini di Edolo. Il 10, il 18, 19 e 20 di agosto faranno un memorial di tutti i caduti dell'Edolo, del battaglione Edolo, quindi dei fratelli Calvi, di Gnano Calvi. Quindi siete tutti invitati, andranno su a Malgamola proprio a fare questo pellegrinaggio per ricordare tutti i caduti dell'Edolo. E questo è un segno anche di amicizia, di rispetto, di ricordo, come quel brano che adesso andiamo ad ascoltare, preso dal repertorio gospel, e non si sa bene da dove sia nato. È stato composto da una, pensate, da un signore, da un guerriero, da un soldato che combatteva contro, per lo schiavismo, andava proprio a prendere gli schiavi, a vendere gli schiavi, e poi si è ricreduto e ha composto questa canzone che parla di amicizia. Ascoltiamola, qui anche qui ci sarà l'intervento della cornamusa. Quindi ascoltiamo Amazing Grace. Carlo Busitelli. C'è una canta bellissima degli alpini che è Monte Pasubio, che dice una frase che è questa: ma gli alpini non hanno paura. E lo dimostreremo anche con questo concerto, che noi arriveremo alla fine del concerto. Vero Donato? Perfetto. Mancano tre brani, quindi siamo quasi alla fine. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è dedicato a un personaggio della storia, il
principe Eugenio di Savoia. Questa marcia, la marcia militare, è diventata poi l'inno della cavalleria e l'inno dell'artiglieria. Quindi se ci sono gli artiglieri la dedichiamo agli artiglieri o quelli che hanno fatto il servizio militare nella cavalleria. Quindi ecco voi la marcia del principe Eugenio. Abbiamo salutato prima il presidente della Valle Camonica, ma abbiamo qui con noi il presidente della sezione alpini di Trento, Maurizio Pinamonti, al quale va il nostro in bocca al lupo per il 2018 con la 91esima adunata nazionale. Vi devono sentire su Altonale, vi devono sentire a Bezzadoglio, tutti insieme dovete urlare al mio tre, viva gli alpini, noi lo giochiamo in casa, lo sappiamo, quindi vi devono sentire là in cima e giù in fondo. Uno, due, tre. Secondo me potete fare meglio, anche dietro, eh? Uno, due, tre? Va già meglio. E noi allora vogliamo dedicarvi il nostro inno, il nostro brano, che ci ha visto sfilare, sentirlo tante volte durante il servizio militare. Il servizio militare a noi non ci ha fatto male, basta vedere anche a loro come non gli ha fatto male, perché sono sempre ragazzotti di 20 anni. Quindi dedicato a tutti voi l'inno degli alpini, 33. Thank you.
Viva gli alpini, forte! Viva l'Italia! Grazie a tutti voi, salutiamo i consiglieri nazionali che sono qui con noi, che sono voluti venire a sentire questo concerto, l'appuntamento per domani. Un applauso alla fanfara della Brigata Alpina Tridentina in congedo, diretta da il luogotenente Donato Tempesta. Grazie a tutti e a domani, ricordatevi la sfilata degli alpini.